Ciao 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 a tutti amici. Dunque, oggi volevo parlarvi di Cheetah. Cheetah è un bot antiplagio, quindi una sorta di agente segreto, dovete immaginarvelo come un agente segreto, che è in grado in pochi minuti di vedere se in un testo scritto su Steemit è preso per esempio da un altro sito web, che potrebbe essere per esempio Wikipedia, un blog, un altro sito, qualunque tipo di fonte. È molto veloce ed è in grado di determinarlo subito. Ci può essere anche una situazione molto spiacevole che per esempio voi avete scritto negli anni passati un testo sul vostro blog personale e decidete di copiarlo. In questo caso è un autoplagio, cioè copiate da voi stessi. È una situazione abbastanza paradossale ed abbastanza antipatica, purtroppo, perché Cheetah non può sapere che l'autore siate voi e quindi lui lo segnala. E quindi questo può portare delle problematiche che vi farò vedere in seguito. Cosa succede? Noi, quando purtroppo siamo segnalati da Cheetah, abbiamo un annuncio in lingua inglese, cioè lui proprio scrive qualcosa per noi in inglese. E ve lo vado a leggere. Hi, I'm a robot. I just bought you. I found similar content that readers may be interested in. E poi lui è così preciso che va a trovare esattamente quello che è il contenuto copiato o presumibilmente copiato, scusate. Quindi ci sono delle conseguenze, no? Ci sono delle conseguenze del tipo voi siete stati scoperti con le mani nel sacco. Prima conseguenza negativa. Seconda conseguenza negativa, siete delle persone cattive per la comunità Steemit Italia, perché anche la comunità stessa, tutti noi, ci facciamo una brutta figura. La terza conseguenza negativa è che Curie non vi voterà, cioè voi riceverete il voto automatico della comunità italiana, ma Curie nel momento in cui vede la segnalazione di Cheetah non effettuerà il voto al vostro posto, perché dovete sapere che la comunità italiana adesso sta crescendo e quindi c'è la possibilità di farsi votare da un sacco di persone, penso più di 100, credo forse anche più di 200, un giorno diventeranno almeno sempre di più, però non avete ancora il supporto di Curie che comunque integra le nostre entrate, per cui avete anche una perdita voi economica, diciamo. Quello che vi volevo dire è che in realtà potete mettere delle citazioni, no? Lo faccio anch'io. Ed è molto semplice, bisogna mettere il segno di maggiore, dopodiché lasciare uno spazio, scrivere la vostra citazione e quando la vostra citazione è finita lasciate una riga libera. Benissimo. Ci sono delle persone che però esagerano con queste citazioni, per esempio 100 righe di citazione è veramente troppo, no? E in questo caso Cheetah riuscirà a trovarvi, quindi non provate nemmeno, se siete furbi non provateci nemmeno. Quello che si può fare è fare più citazioni, questo è sicuro. Quindi se volete magari, non so, parlare di un personaggio famoso, dovete anche citare le sue frasi, giustamente, anche per fare capire il suo pensiero. E quello che vi suggerisco di fare io è mettere magari un testo piccolino con quello che ha scritto lui, la cosa più importante o la cosa più importante che ha detto. Dopodiché i vostri commenti e magari un altro piccolo testo. Quindi vi do una misurazione in righe perché così ci possiamo capire. Per esempio, 5-6 righe la prima citazione, un bel testo scritto da voi, qualche paragrafo, poi altre 4-5 righe possono ancora esserci, ovviamente con un altro, non so, un altro paragrafo scritto da voi. Insomma, cercate di mantenervi a questa regola, la regola del 10%, no? Le citazioni devono essere circa
al massimo il 10% del vostro testo, no? Per esempio, io scrivo raramente più di qualche riga di citazione. Benissimo, quello che volevo ancora dirvi, ed è la conclusione a tutto questo, è che per quello che riguarda gli utenti che vengono iscritti al voto automatico, quindi che automaticamente votano questo contenuto copiato, vi leggo proprio la regola. Gli utenti iscritti al voto automatico hanno la facoltà di ritirare il loro voto automatico, il loro upvote, da un post segnalato dal bot CITA, andando sul post e togliendo il voto manualmente. Quindi potete dire la vostra togliendo il voto automatico, no? È come dire io mi dissocio da questo plagio. Ok, adesso direi che vi ho detto tutto, scusate se ho fatto degli errori, ma il primo dell'anno divento assolutamente dislessica. Vi auguro un buonissimo 2018 e ci vediamo al prossimo post. Un bacio da Alessandro.